ma come abbiamo detto più volte, Ante non si è mai fermata, come giusto? Ante non si è mai fermata, lo ribadiscono dal palco di Piazza del Carmine a Firenze la presidente e i delegati toscani di questa fondazione che da 25 anni assiste a domicilio in maniera gratuita i pazienti oncologici e che nelle scorse ore, nella splendida cornice di Piazza del Carmine, ha visto dopo un anno e mezzo di nuovo una serata per la raccolta fondi. Questo evento solidale, importantissimo. Enact for Ant, il titolo dell'evento, un dress code total white, patrocinato dal Comune di Firenze, per raccogliere fondi a sostegno del servizio di assistenza medica specialistica domiciliare e gratuita, Bimbi Nant, madrina della serata, Agnese Landini, assistenza domiciliare che la Presidente dal palco chiede anche alla Regione Toscana di poter incrementare. Assistenza domiciliare, dobbiamo potenziare l'assistenza domiciliare per i pazienti fragili, questo è quello che la pandemia ci ha insegnato, dobbiamo cogliere gli insegnamenti di questo terribile virus, ma dobbiamo andare avanti e dobbiamo vedere con occhi speranza quello che sarà il nostro futuro. Ma soprattutto abbiamo avuto un forte incremento delle richieste di assistenza dovuto al fatto che molti si sentivano in pericolo ad andare in ospedale, quindi preferivano essere curati a casa e preferivano fare a casa anche quello che normalmente prima erano abituati a fare spostandosi. Main sponsor della serata a San Montana è la Maison Cervino. L'emozione te lo crea dal vivo, toccando la materia, la fatica, cosa che non riesci a trasmettere con la tecnologia. La tecnologia è stata molto utile e secondo me, oltre all'artigianalità, alla bellezza, ci ha aiutato ad andare avanti in un momento così difficile la tecnologia. Sarebbe stata una tragedia vendere da qua alla Cina. E sono eventi come questo che permettono la gratuità delle prestazioni. E preziose attività di raccolta fondi che sono quelle che ci permettono di portare gratuitamente la nostra assistenza nelle case. Al termine della serata, la voce di Patti Pravo.